Sono ancora viva. Non mi annoierò con i dettagli sul dove sono stata nelle ultime 2 settimane. Vi dirò solo che sono stata stesa da una bronchite e dopo che mi sono ripresa dalla bronchite, a stendermi ci hanno pensato dei sassi, motivo per il quale Isabella, la stampella, è la mia nuova amica, sarà con me per qualche giorno. Quindi, niente, oggi vi porto un video che sto pianificando da circa un mese e che non sono riuscita a fare per una serie di sfortunati eventi e che finalmente posso fare. Come creare la tua vision board? Iniziamo però con la definizione perché non tutti sanno cos'è la vision board. Cos'è la vision board? La vision board è un collage di immagini scelte da te che ha lo scopo di mostrarti visivamente quello che vuoi raggiungere nella tua vita, lo scopo che vuoi raggiungere e quindi ispirarti. Come creare però la tua vision board? Questo vi spiegherò in questo video. Quindi, se volete sapere come creare la propria Quindi, se volete sapere come creare la vostra vision board, restate sintonizzati. Primo passo, individuare la propria visione. Cosa voglio dire? Vuol dire che dovete individuare generalmente, senza entrare troppo nei dettagli, almeno per ora, per questo primo passo, dovete individuare la vostra visione. Quindi, cosa a grandi linee, cosa volete nella vostra vita? Esempio, volete una bella casa? Primo punto. Volete una grande famiglia? Secondo punto. Volete tanti animali? Terzo punto. Dovete trovare cose che desiderate avere nella vostra vita. Dovete inquadrare un po' come vorreste che fosse il vostro futuro, la vita che aspirate ad avere. Dovete inquadrare la vostra vita, disegnare una specie di schema mentale, per poter poi dar vita a questo schema sotto forma di immagini. Secondo punto, entrare un po' più nei dettagli. Qua sì, bisogna entrare nei dettagli. Bisogna individuare questi punti, bisogna analizzarli meglio, bisogna studiarli e bisogna capire se è effettivamente davvero quello che vuoi nella tua vita, perché è importante che la vision board rispecchi esattamente quello che vuoi nella tua vita. Quindi dovete individuare, prendete i punti che avete individuato nella prima fase e li approfondite. Riprendiamo l'esempio della casa. La casa. Voi dovrete trovare un'immagine di una casa, no? Questa casa non può avere una forma non ben definita, perché poi dovete trovare un'immagine da inserire nella vostra vision board. Quindi dovete capire come volete che sia fatta questa casa. Studiare, analizzare. Questo è importantissimo. Entrare nei dettagli. Non posso sottolinearlo più di così. Non è facile, lo so benissimo, ma una volta finito prometto che ne vale la pena. Terzo passo, come appena detto, so che può essere molto difficile individuare bene certi punti, stabilire esattamente cosa vuoi. Quindi, la soluzione? Pinterest. Pinterest non tradisce mai. Se si ha difficoltà nel individuare bene questi punti fermi, trovare l'ispirazione, si può andare su Pinterest. Digitate vision board, potete cercare le vision board di altre persone che le hanno già fatte e prendere ispirazione da queste vision board per vedere un po' come sono fatte e
magari da lì trovate le idee e capite che cammino dovete seguire per poter creare la vostra propria vision board. Ma ricordate che la vision board è una cosa vostra personale, quindi non dovete prendere un pezzo di una vision board di un'altra persona e poi un pezzo da un'altra e un pezzo da un'altra. La vision board è vostra. La vision board non può essere un collage di vision board di altre persone. A questo punto dovremmo avere tutti i punti per la nostra vision board. Più o meno le idee ci dovrebbero essere. Idee precise, non più idee vaghe. Quindi è arrivato il momento di cercare le foto. Ancora una volta Pinterest. Digitate quello che avete trovato, pensato, ancora una volta, idea, casa, avete pensato, volete vivere in un cottage, cercate cottage su Pinterest, usciranno un sacco di foto di cottage, voi cercate la foto del cottage che più si avvicina alla casa che dei vostri sogni, salvate la foto, la mettete nella cartella vision board e così fate con tutto il resto. E la tenete lì, pronte da editare e mettere nella vostra vision board. Una volta trovate tutte le foto, arriva il momento del montaggio e il collage. Qui si forma la nostra vision board. Qui potete farlo un po' come volete. Io, per esempio, l'ho fatta in forma digitale, il collage, come volete disporre le vostre foto. Questo è a vostro piacimento. Decidete voi come vi piace di più, fate varie prove, decidete, date sfogo alla vostra creatività. Fase finale, editing, ritocchi, questo è più che altro se lo fate sul telefono, perché io per esempio l'ho fatta sul telefono e l'ho voluta decorare mettendo degli sticker, delle piantine, perché a me piacciono molto tipo i fiori, cose floreali, e quindi ho aggiunto delle piantine perché mi piacerebbe per esempio avere molte piante in casa, quindi per simbolizzare che mi piacerebbe avere tante piante, tante o tanti fiori, ho aggiunto anche quello, tanti sticker. Già che ci sono ve la faccio vedere la mia vision board. La mia è venuta così. Non so se vedete quello che dicevo. Insomma, sono mille modi. Ogni vision board è speciale perché è personale. Ogni vision board rispecchia cose diverse. Ed è quello che più mi affascina. E quindi mi piacerebbe vedere le vostre. E quindi niente, direi che il video si può concludere qui. Ovviamente, come sempre, lasciate un bel pollice in su se il video vi è piaciuto, se l'avete trovato utile. Commentate sempre se l'avete trovato utile o se avete domande io posso rispondere. Se non mi sono spiegata bene in alcuni punti posso rispondere alle domande. Se fate la vostra vision board mi piacerebbe tanto vederla, magari lascio la mia email nella descrizione così potete mandarmele. Iscrivetevi al canale e direi che ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!